Calcio il campionato di Serie A nella sua dodicesima giornata del girone di andata ha visto delle sorprese importanti. Non in vetta alla classifica perché tra Juventus e Milan la distanza rimane sempre di un punto. I bianconeri vincono di misura contro il Milan per 1-1 e ci vuole l'ingresso di Dybala per sbloccare la situazione. La sorpresa più grossa l'ha fatta il Parma che alle Tardini ha battuto la Roma per 2-0. Tra le altre gare della giornata finisce 4-2 Lazio-Lecce con qualche polemica arbitrale, tanto per cambiare. Poi 5-2 del Cagliari sulla Fiorentina e ancora tra le altre sfide, due sfide finiscono senza reti: Sampdoria-Atalanta ed Udinese-Spal. Ed intanto c'è anche da ricordare che rimane ancora aperta la crisi legata al Napoli con l'ammutinamento dei giocatori e la conseguente presa di posizione della società. Si attende di capire in settimana cosa potrebbe accadere, ma forse il mercato di gennaio, che riprenderà a breve, potrebbe vedere davvero una situazione imprevista sia per i giocatori che per il tecnico Carlo Ancelotti. Prima di salutarvi, vi ricordo l'appuntamento questa mattina in radio alle 10 su Radio TRC con Live Sport per riepilogare tutto quanto è successo nel weekend sportivo per le formazioni della città di Cerignola. Per il momento, con nuovo giorno, ci fermiamo qui. Prossimo appuntamento alle 13:15 con Sport Report. Grazie a tutti e a dopo.